mondo della notte si unisce ancora una volta per fare del bene. Nell'estate 2012 è tornato Top Italian DJs for Children. Questa è la prima tappa al Beach Club di Cinquale. Top Italian DJs for Children arriva per il primo appuntamento dell'estate 2012 al Beach Club di Cinquale. Cogliamo l'occasione di fare quattro chiacchiere insieme a Manuel Dallori, general manager del locale che li ospita, per sapere cosa ne pensa di questa manifestazione. Una serata unica che io sto seguendo da un po' di tempo, poi con Alberto e con Cristian, che sono i miei amici, abbiamo deciso di portare questa data qui al Beach Club. E io sono orgoglioso che sia l'apertura di queste tre serate. Il mondo della notte aiuta gli altri? Io credo che il mondo della notte aiuti molto gli altri. Ho visto tantissime manifestazioni nei miei 15 anni di attività che aiutano gli altri, e questa ne è proprio la prova. Tra i DJ protagonisti della serata Top Italian DJs for Children, anche i Cube Guys, appena arrivati dal Canada. Quando le cose sono positive ci siamo sempre. Giusto? Per una buona causa poi ancora meglio, per cui... Si sposa sempre la causa, è importante quello. Ben vengano questo tipo di operazione, di eventi, in questo caso c'è di mezzo Alberto Gobbi, per cui fa una cosa fatta veramente bene a regola d'arte, che andrà a buon fine di sicuro, per cui bene. Infatti così. Perché ultimamente queste cose benefiche non vanno a buon fine, si sanno che le cose prendono una via, una piega, almeno noi sappiamo con chi abbiamo a che fare, perciò... Molto spesso le persone dubitano della trasparenza delle operazioni di beneficenza. Nell'ultimo terremoto all'Aquila, la Protezione Civile si è intascata dei soldi che non sono più stati devoluti al popolo dell'Aquila, ma sono stati devoluti alla banca, che poi doveva erogarli, e la banca li ha erogati con un interesse. Ma torniamo Questa a noi. Cosa mi fa incazzare. Ma torniamo a noi. Okay. Qui andrà tutto a buon fine. Maurizio Gubellini, anche lui tra i protagonisti della serata al Beach Club di Cinquale. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Per quanto mi riguarda è la prima volta che partecipo a questo tipo di evento e devo ammettere che sono rimasto molto sorpreso, perché trovarsi in una location così di mercoledì sera con la partita, la semifinale della partita da Spagna-Portogallo, quindi molti sono stati anche a guardare la partita, abbiamo non so quante migliaia di persone ci sono, quindi... Un bellissimo successo, per quanto mi riguarda una piacevolissima esperienza che si ripeterà in altri appuntamenti durante l'estate, perché avremo, questo è il primo di una serie di tre appuntamenti al Coco Beach a Desenzano e al Pineta a Milano Marittima, e quindi per me poi è un gradito ritorno al Pineta dopo averci passato tanti anni e manco da 6-7 anni, quindi mi fa piacere tornare a suonare anche al Pineta. L'iniziativa è comunque lodevole, perché comunque è una serata di beneficenza, nessuno di noi ha preso nemmeno il rimborso spese, è tutto un investimento fatto volutamente per questo scopo, e siamo contenti che l'incasso, che comunque credo che sia stato abbastanza notevole, di questa serata venga devoluto in beneficenza per tanti bambini che hanno bisogno di questo tipo di aiuto, quindi perfetto direi. In console a dare il loro contributo per la serata anche il duo di DJ Nari e Milani. Siamo lieti e onorati di essere qui questa come sera. Come tutti gli anni, alla fine non potevamo dire di no a questi eventi. Comunque, quando devi aiutare il prossimo, non questo, quindi aiuteremo il prossimo, poi vediamo... Quello dal Coco Beach, che no, sarà il secondo evento. Siamo contenti perché, a parte che ci ritroviamo tutti, quindi è una grande famiglia che si rincontra, sai, quando vai via per lavoro, no? Poi dopo ritorni a casa, dai, cosa hai fatto in questi ultimi giorni? Quindi già quello è solo un evento, il fatto di rincontrarsi tutti, e poi soprattutto perché aiutare gli altri senza fare niente, perché noi ci divertiamo, quindi esatto, è già una risposta. Piacere.
Cristian Marchi, ci sei anche tu questa sera per Top Italian Digis for Children al Beach Club. È tornato il primo appuntamento qui in Versilia a Cinquale al Beach Club. Stasera speriamo di fare bene, speriamo di fare numeri importanti per raccogliere tanti fondi per questi bambini. Fai un invito agli amici di Enjoy Television a partecipare ai prossimi appuntamenti di Top Italian DJs for Children. Beh ragazzi, invito tutti gli amici di Enjoy a seguirci, a venire a questi eventi di beneficenza, a pagare l'ingresso, perché sono solo 10 euro che vanno devoluti in beneficenza. Ci sono delle t-shirt, delle maglie, che se comprate queste maglie i soldi sono devoluti. Noi suoniamo, non percepiamo nessun tipo di compenso, Enjoy Television, tutte le persone che lavorano alla radio, Radio Studio Più, tutti quelli che lavorano a questo progetto non percepiscono un soldo e lo fanno con lo scopo di fare del bene. Quindi aiutateci a fare del bene.